lasciata a Badala con una tappa di circa 80 km, raggiungiamo Coimbra, che dista da Lisbona circa 200 km. Considerato che sono già passate le 4 del pomeriggio, per paura di impelagarci nel traffico cittadino, ci limitiamo ad osservarla da lontano. Amore in Portugal Coimbra vanta un'università tra le più antiche d'Europa, risalente addirittura al 1290. Coimbra da scanso. Abbiamo saltato Coimbra, ma non possiamo rinunciare a fermarci dopo una settantina di chilometri ad Aveiro, pittoresco paesotto di pescatori. Una delle caratteristiche di Aveiro è costituita dalle case dipinte con colori a pastello. Adesso qui va a piedi vedere quella scena. Quale? No, ma ripeti perché non avevo acceso prima la telecamera. Ma lì non riprendala che è pornografica. Ah, ecco. Cagareo, è tutto un programma. Le imbarcazioni che stiamo vedendo, dalla prua alta e dipinte a colori vivaci, a volte osè come abbiamo visto e sentito, sono chiamate moliceiros. In passato venivano utilizzate dagli abitanti di Aveiro per trasportare le alghe marine, usate come fertilizzante. In portoghese molico significa alga, da qui il nome moliceiros attribuito a queste caratteristiche barche. Ma non l'ha comprata in bordello? Santa casa della misericordia. Abbiamo lasciato Aveiro e ci dirigiamo verso Porto, dove arriveremo alle 21 passate.
dopo tante ore di macchina, cena e... Ristorati da una buona dormita, riprendiamo le nostre migra e ci dirigiamo verso Braga, che dista da Porto circa 50 km. Più precisamente andiamo al santuario Bom Jesus do Monte, che sta appena 5 km più a est di Braga. Caratteristica principale del santuario è questa maestosa scalinata barocca. Solo buon signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'altissimo tu sei, e null'uomo degno è te mentovare. Si laudato mio signore con le tue creature. Soltanto la Nadia e il sottoscritto se la sono fatta a piedi, mentre tutti gli altri hanno preso la funicolare. Altissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e maltempo, le tue creature dan sostentamento.
Ecco, eccoci! Arrivati! Signore, tu hai guardato le mie lacrime. La scena della crocifissione, raffigurata sull'altare maggiore, non è un'opera pittorica, ma si tratta di sculture. Confusione, chi con me si rattristasse, invano io cercai senza trovare. Io straniero ai miei fratelli, pellegrino per mia madre, ho guardato ma non c'era chi potesse consolarmi. Tu conosci i miei sentieri, ora veglia in mia difesa. Sono stato calpestato, che il tuo aiuto non mi manchi. La mia voce ha gridato, la mia voce ha supplicato. Nella polvere giacevo, ma tu hai preso la mia mano, mio Signore. Hai preso la mia mano, mio Signore.